lo lasciamo a chi di dovere, noi ci guardiamo soltanto per quello che è la nostra città, la nostra storia. Il rumo che si guasinca a tutti i barceletti, il rumo tanti facci che consuma. E una volta c'era un'altra associazione, questa è una cattiveria, un'altra associazione che faceva la cena di San Gaudenzio, adesso la fa neanche più, siamo gli unici a fare una cena di San Gaudenzio, il che non è male tutto sommato, vuol dire che sono proprio mia stupidi, insomma, no? Io direi di cominciare a fare una cosa che io ritengo una delle cose più belle che siano state scritte in dialetto novarese. È una poesia, ma badate, conta di più come quasi come pièce teatrale che non una no, poesia, anche se poesia è naturalmente. Mi sono l'angiolina da Porta Murtara, dico 70 anni, sono la sua nuova, con io c'è un po' svergul e i gambi sciablà, e un bel parecchino sulla boccia pelà, con un buca tridente, ma schisce anche in us. E chi vegna al bel, i concuro al murus. Qual serina fiola, mi seri il galet, la prea da scandolo di bala palchet, dai voto della sera, il fred della mattin, balavi la pulca, men salta Martin, con Dio c'è un po' svergo, e i gambi sciablà, i seri la bela, da tutti cercà. I sciurda nuara, per me i van mat, e mi fündre l'altar, godai al ritratto. Ma per un par volta, so mia per perché, s'andai la parola per dama l'indrei. Perdi ogni speranza d'avesse sposà, la povera angiolina la sarei firà. La vita le grisa, di più di libertà. La vita le magra, che i tempi incambia. Un Dio c'è un po' svergo, e gli assioni in ribasso, capissi anche a me, ad va contentas. Quando venia il mio turno, da di da ripos, mi trovi a rondò, con dal peda al balos, mi do una scigala, l'indangaroflin, e sa veda nessuna, a sfrosuma un basin, con Dio c'è un po' svergo, e i gambi sciablà, mi piace anche in che. Mi sono sempre a cercare. Molti applausi per la notte all'autrice, alla bravissima penna novarese che era la signora Luisa Falzoni, che prima scriveva in italiano e ha vinto fiore di concorsi a livello nazionale, poi illuminata sulla strada del dialetto, non di Damasco, ma sulla strada del dialetto, dal Ginoc, famosissimo Ginocchio. Si mise a scrivere in dialetto e fece delle cose veramente molto femminili, molto delicate. E per me qui va Augusti, naturalmente, probabilmente la migliore, proprio veramente poetessa nel termine più ampio del termine. Adesso noi siamo qua, vedete? Buono, vero? Non solo questo, ma in generale Fino è un amico. Fu nel 1899 che sulle colline di Grignasco successe qualche cosa. Le viti cominciavano a morire. All'inizio non si diede troppa importanza, ma dopo 3 o 4 mesi si cominciò a capire cosa era successo e cosa stava succedendo. Era arrivata dalle Americhe, si chiamava Filossera. Aveva distrutto già i vigneti di mezza Europa ed era arrivato anche nel nostro. Grignasco, Gemme, Fara, Sinzano, Sulmo, distrutti. Un'economia che viveva di, che aveva come colonna portante la vite, l'uva e il vino, era a terra, distrutta, massacrata. Nelle lunghe notti invernali, veramente i gemiti della fame si alzavano. La gente cominciò a emigrare, cioè a scappare con la famosa valigetta dell'immigrante. Maggiora 2600 abitanti,
800 immigrati nel giro di un anno, tanto per dare l'idea. Poi a qualcuno venne l'idea che, questo per tanto per spiegare i sacrifici che facevano in altri tempi, poi venne qualcuno che scoprì che impiantando la radice dell'uva americana e innestandoci sopra il nostro nebbiolo si poteva produrre ancora la vite, il nostro vino. E così tutti fecero, ritornò un po' di benessere e tornò la voglia di vivere. Una volta, vedendo questo benessere, questa voglia di vivere, aprirono un'osteria nuova in cui si presentò come primo cliente al Giovanon, famosissimo mangiatore, con tutta la sua brigata. Entrò e disse: i veri quattro saranno in traduia, lascia il grasso che vi mangi il grasso, e ricco mangiava, c'è un po' toccava di mani. C'è niente sbarlusente a mangiare tutti questi shrub, ci stanno tra due, e adesso i veri i più frocoli la baia cauda, come sono mangiaterno, ma mia tra i più veri tutti il bacino, lì tutta la baia cauda andava addosso, e adesso i veri sciuglossi tori, dentro la mano, dici, ma mia te proprio interfaccia, dentro interfaccia, mangia tra i due dell'olio, fa addosso, e adesso i veri la panice, mia domà, piatine, tutta la fondina, tragia della poesia, l'arca culava addosso, l'impataca, tutta a sbruascia, si diceva, no? Tutta sbruascia. E adesso i veri la frittura, e adesso i veri la frittata rognosa, tre d'oli, al mangiare tutto il top da frittata rognosa, tac, lunghi tira per terra. Oh signore, sono messo, al giorno non muore. E diciamo il dottore, no, guarda, e già bene che morto, diciamo, che chi la chiesa qui davanti, diciamo il prevosto, arriva il prevosto, e ora mi sono messo a fare. Giovan! Avete il prevosto, con l'ori santo, no, roba funcia, madre! Ma sì, che ti fai più affiato. Vai, allora, tanti sanno che scriviamo nel famoso Venanzio, ormai è diventato un'icona del 6 di Novara, se questo Benedetto Venanzio. Che la trovo una cosa molto cercata, no? Tutta la sua famiglia e i suoi amici, no? Sì. E quindi succede che sto Venanzio da giovane si sposa e stanno in un paese, insomma, poco famiglia, poco ambiente, vanno a fare il viaggio di nozze, vanno a fare sul Lago Maggiore, no? Arrivano a Arona, si mettono lì in un alberghetto, d'està, e succede che alla sera, in tal letto di due, la Desolina, che è la sua donna, la famosa Desolina, Madonna continua a andare, e allora il Venanzio legge al giornale, tipo per esempio Raimondo Vianello, così legge al giornale e la Desolina entra con lui e fa: go fai di bene? Allora, il Venanzio viene su, guarda, piove in su, e dice: bene, passa ancora d'ora, la Desolina che l'aspetta, fa: de Venanzio, ma chi cofre della pancia? Allora Venanzio fa: aspetta un attimo, qua c'è la pancia, passa di smettere e fa: Venanzio, ma che gonfiando la testa. Allora Venanzio fa tutto il casale, c'è il giornale, c'è Palenzio alla quercia e la Desolina ascolta, fa: De Venanzio, ma che mi va anche un bici, fa: ti devi dire prima, passare da lì tutto con l'aria purella. La commedia dell'arte, tema estremamente impegnativo, io non sono questi livelli, però so per certo che la commedia dell'arte tutto sommato non è nata a Novara sicuramente, però tutto sommato neanche molto lontano, era la Bergamasca, i famosi Zanni, resi famosi da Dario Fo, insomma, no? Erano persone che avevano inventato un nuovo modo di fare commedia, prima la commedia era quasi sempre triste. Quelle cose lamentose, tragedie greche, e allora hanno inventato la maniera di deridere le persone, mescolavano il tragico e il comico e facevano ridere. Questo nuovo modo di fare la commedia
si espanse proprio per volta, che piaceva tantissimo alla gente, in tutto il nord Italia, arrivò fino a Venezia, ci fu Goldoni che scrisse tutte le commedie che scrisse in Veneto, noi diciamo in italiano, andiamo a teatro a vedere una commedia in italiano, ma è una traduzione, era scritta in Veneto, no? E tutto il nord Italia arrivò poi in giro, da tutto il nord Italia riprese forza, riprese nuove idee come quelle appunto di Goldoni, quelle di questo genere, e da lì esplose in tutto il mondo. Quindi si esplose nel sud Italia, in Germania, in Francia, in giro per tutto il mondo. Tutto il mondo fa ancora oggi le commedie basate sulla commedia dell'arte. La Francia ce l'ha invidia, la Cina persino ci invidia la commedia dell'arte, Hollywood ci invidia da matti la commedia dell'arte e prende ancora spunto ancora oggi per fare i propri film. Insomma, il mondo ce l'invidia. Quando è l'ultima volta che ne ha parlato la RAI? Quando è l'ultima volta che ne ha parlato Mediaset? In compenso ci dicono che Pierino e la maestra tutta buona è un film cult. Sì, chi vaga da via al cult? Comunque, questa voglia di ridere e divertirsi... Con quanti ti cult? Viene su. Questa voglia di dire esiste ancora nella nostra gente. L'altro giorno ero al bar, al tavolo vicino c'erano tre amici e parlano, chiacchierano, si sente telefonino. Allora così vedo, tira su, fa: Giovanna, metti su la panice che da chi in guardura su una cane. Sì, ciao. Al terzo sta lì un po', guarda, ma cosa ti fai? Ma ti parli con tal comitne? No, guarda, adesso fanno dei telefonini così piccoli che fanno un taglietto, lo mettono sotto pelle, poi si cicatrizza, mi fa così la carchi e fa così il parli. Dopo un po', bibibibibi, al secondo, no? Tira su una gamba, Luisa! Vedi che mi impiega stasera il disordine? Sì, dice che mi ha tolto, no. Fa che gli giusti salutanti che fanno più svelto. Sì, ciao, Gesù, sì, ciao, Luisa, ciao. A terra. Ma ti parli con un tal cinese, no, guarda, anch'io come lui, telefonino sta dietro, fa così la capo, fa così la parli. Adesso sta lì un po', al va dentro in tal bar, al venire fuori, aggaggiò i midandi, aggaggiò i pantaloni, aggaggiò i midandi, e dentro la mesa la crena, taglio delle tre chiappe, aveva un filo da rosso da cartellina. Ma non sti fai, ma se diventa male! I sondrera che ricevi un fax! Quanto tempo abbiamo ancora? Non lo so, facciamo così allora. Mio nonno, abbiamo ancora tempo, sì? 4 minuti. In cassetta, qui ce ne abbiamo. Ci hanno detto 15, siamo 11. Allora, mio nonno, che era di Momo, era una bravissima persona, intendiamoci, non è perché era mio nonno, ma era così, e non era sicuramente un bevitore, una volta in seminario si trovava con la classe, come si usava moltissimo a fare le cene con le classi, e erano in seminario e mangiavano e bevevano, facevano. Quando andavano all'osteria, erano sempre gli stessi, evidentemente, nel paese, erano quelle 15-20 ragazzotti, quando arrivava l'ultimo si rendeva conto di essere l'ultimo, sapeva benissimo di esserlo, entrava e gridava: voi non sapete perché Dio salvò dalle acque Noè, e tutti partivano col coro perché fu l'autore dei dolci liquori, e qui cominciavano ad andare avanti alternando un pezzo di canzone, non di uno di un altro tornello, e una battuta, una stupidaggine così di questo genere, pinfiane, e generale Cadorna al mangia al bevaldorma e in tanca s'addormenta, i tedeschi vengono dentro. Lui si il primo bottone della camicia, lei disse: come sei bello. Lui si il secondo bottone della camicia, lei disse: come mi ecciti. Lui si completamente la camicia, lei disse: fammi sentire donna. Te lava la camicia. E tanti ecco perché faceva l'aviatore e mancando la benzina pisava nel motore.
americani, che in un popolo tremendo intelligente hanno fatto un sondaggio e hanno scoperto che i donne singles in un po' più se macrini e i donne sposate in un po' più se rotondi. Ora andai a fondo della questione e ho scoperto il perché, i donne singles mi vengono a casa la sera e guardano cosa che entra il frigidero, saranno serious e i vari intelletti. E i donne sposate vengono a casa la sera e guardano cosa che entra il letto, saranno serious e vanno al frigidero. Ed anche c'è come fare la carrettiere mancandogli la mula, pagava sua moglie quando si era in filotto, che avevi vent'anni, gli mangiavi un bel tot da grana e facevi l'amour tre volte al dì. Fan più grana una volta. Ed anche Cecco Beppe mangiava le bistecche ai poveri soldati dalle castagne secche. Il giovane politico si era messo per la prima volta in lista delle comunali, delle amministrative, e alla sera capisce, vedendo i primi spogli, capisce di essere stato eletto. Corre a casa dalla giovane mogliettina, la giovane sposina, e dice: cara, mi hanno fatto membro della giunta! Era messa, faceva la giunta al membro. Bella questa qui, eh? Vi racconterò della differenza tra amante, fidanzata e moglie. La differenza è che l'amante vi dice: sei stato fantastico. La fidanzata vi dice: ti amo. E la moglie vi dice: beh, il soffitto dovevamo farlo bene. Perché non ce l'ha Belgio il soffitto? Piffali! Vedi che ce le fa? Anche lui li prende in discussione. Ma capisci? Allora, che capita una volta la roba nuova? Che stai? Un sciuple dai dentro dal barbetto e gli ha detto: guardi, settimana prossima viene il Papa a Milano e io, siccome sono un appassionato di teologia, un grande fedele, no? Ho molta fede, mi interessa molto di religione, allora vorrei che mi faccia, ho avuto grazie a un amico influente un posto proprio in prima fila davanti al Papa per la sua conferenza, per la sua udienza, no? La sua udienza. Per piacere mi faccia un bel lavoro, mi metta a posto bene, barbiere lo fa sedere, metta il mantino davanti e come fanno molti barbieri comincia a cicciarare. Ma sai che se lui va a Milano, va a Milano, va già alla stazione centrale, trova neanche il taxi, va loro non nemmeno trova un taxi, quando la trova le dico: fa fare le volte a giro della città, per far pagare più sé, poi parla neanche in sé, ma poi quando va all'albergo personale o in sciopero, o presi così per caso, capitali per la premia non professionale, e poi quando mangia paga cara, mangia male, paga cara, e l'udienza. L'udienza, ci sono però, grimuto da gente, il Papa passa e fa ciao al babbo, passa 15 giorni, il signore torna dal barbiere, il barbiere lo riconosce, allora la sua udienza è come le dai. Guarda, sono andato a Milano, è stata un'esperienza straordinaria. Sono andato a Milano, c'erano tutti i taxi che si volevano, quello che mi ha caricato, mi ha fatto fare un percorso più breve, mi ha raccontato le barzellette in Meneghino per tenermi allegro, un minimo della storia della città, albergo personale estremamente professionale, ho mangiato benissimo, l'ho spagato il giusto, e l'udienza. Il Papa ha giganteggiato sui temi fondamentali dell'uomo, la vita, la morte, il bene, il male,
troneggiato su angeli, demoni, cherubini, serafini, troni, dominazioni, e mentre parlava mi guardava in faccia, e alla fine si è alzato, mi si è avvicinato e mi ha detto: ma chi la colpiva di una mega da usciate tra te? Deve pensare al ridere e, o al piangere, queste sono le due grandi immagini. Io quando devo pensare al ridere penso alla mia vita sessuale, e quando devo pensare al piangere penso alla mia vita sessuale. Adesso anche era un uomo che piaceva i doni da mat, proprio una roba, credo se ne trovano che mi saltava addosso, era proprio una roba. E naturalmente litigava sempre con la moglie. E allora una volta si sono messi d'accordo: guarda, vedrai, farò il bravo, ci sarò fedele, abbi fiducia, vedrai, ci metto il massimo di impegno e vedrai, sarò fedele. E così fa per circa un 2 o 3 mesi. Una mattina si sveglia, la guarda fuori, piove, guarda, ciao, in volta al busco faccio gli umani, così prendo l'acqua, mi bagno, c'è la cervella, mi si abbassano i bollenti spiriti, allora va in tal busco, un tal cistin, l'impinse dalle maghe, torna qua, quando è quasi vicino alla sua villetta, la sento a svolta, aveva un ferrarino, alla guida c'è il suo più grande amico di tutte le più grandi maialate che aveva fatto, e insieme a lui c'è una bionda e una nera con tutti i tetti fora. Tutti i minigonni che svedeva la vergogna, quindi venia sussa Manuel, venia sussa, venia, venia, così capisce più niente, salta sui punti di maghi e vanno. E sono 3 giorni e soprattutto 3 notti delle orge più sfrenate. E per la porta la cara, lasciano davanti la cara, la sua villetta, 2 piani più, il bambino. E allora c'è quei pochi metri per arrivare lì alla casa, ma intanto comincia a pensare: adesso devi inventare una coibada. Si apre la paino e la moglie con la faccia: oh signor, va che faccia, io cosa inventare una coibada? Oh signore, intanto arriva avanti d'asi, poi si apre la finestra del secondo piano. Che faccia, quella lì che sa cosa un disco, cosa fa. E poi arriva davanti alla porta e sente clac, clac, la moglie che apre la porta dall'interno, lui ha un'idea improvvisa fantastica, prende il cestino di lumache, vuota tutte le lumache per terra davanti alla porta, la moglie apre la porta, lui si rivolge alle lumache e fa: forza fiori che sono quasi arrivata, dai, 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 forza, forza. Sono le 2 di notte, davanti a una farmacia c'è un nonnino con la seranda abbassata, ovviamente, c'è un nonnino di 98 anni che picchia calci, picchia pugni e dice: questa farmacia ci vendono prodotti scadenti, bim bam, in questa farmacia sono prodotti farmaceutici che non funzionano, bim bam. In quel momento arriva un ragazzotto da 20 anni, butta il motorino, viene a forma fisica, scende dal motorino, prende la bombolezza spray, si avvicina al muro di fianco alla farmacia e scrive: in questa farmacia si vendono preservativi che si rompono, e ci aggiunga anche e che si piegano. Perché non fare le cose serie, allora il teatro Coccia una volta si chiamava Teatro Nuovo ed era stato costruito come l'entrata dalla parte di Piazza Puccini, si entrava di lì. Costruito nel 1770 come Teatro Nuovo, venne poi ribattezzato Carlo Coccia e venne poi abbattuto perché il successo delle opere liriche, delle rappresentazioni teatrali era talmente grande che era necessario un teatro più grande. E così hanno abbattuto questo Teatro Coccia originale e hanno costruito quello che conosciamo noi oggi, quello più grande. Infatti è un teatro grandissimo, non ce ne sono molti in giro, sono 900 persone. Non sono uno scherzo per nessun teatro, no?
è talmente grande che, se non, non so se siete mai stati sul palcoscenico, ha la bocca scena di 14 metri. Più che un attore che deve entrare a recitare, prima che arrivi a metà deve fare 7 metri, sono tantissimi. Infatti molti attori si sono trovati in soggezione un po' in questa... Anche tenori importanti hanno avuto paura del coach. Io sono stato una volta solo a cantare una canzonetta, ma sbagliare che veniva già al teatro, no? Non è uno scherzo per nessuno. Comunque c'era una, in tempi passati, c'era un loggione, quello che chiamava loggione, insomma, no? Senza secondi sensi, no. Che era informatissimo, preparatissimo, dei veri intenditori raffinati, intenditori di lirica. E cosa facevano? A volte andavano a vedere quest'opera per primi, cercavano di essere in coda, cioè andavano 3-4 ore prima di che cominciasse, per essere i primi su nel loggione. A volte arrivavano fin da Milano, perché il tenore o la soprano che volessero far carriera dovevano prima andare in provincia, poi passare o da Novara o da Parma. Se fossero stati applauditi a Novara e a Parma si sarebbero aperte le porte della Scala, se fossero stati fischiati per loro la carriera era finita, troncata. Questa era la potenza del loggione di Novara, tanto per invece. Ogni tanto veniva fuori, magari veniva qualcuno da fuori, dei paesi in giro, si regalava una volta nella vita questa serata al coach. Real era un po' spaesato, allora andava sul loggione, faceva caldo, tirava già un paltol, faceva a che guardaroba, sì, fino al guarda l'altra roba. Era gente così, Notte c'era un'opera, non so più che opera fosse, e c'era la soprano che era un donone da 200 kg, era una cosa, e il tenore leggero, c'è un termine tecnico che dice tenore leggero, che era proprio leggera, era proprio un omino. E ora per ragioni sceniche la soprano muore in scena, il tenore leggero la piglia al volo, no? Piglia sul fulfone. E intanto stoico continua a cantare. Oh signor, che ne farò di lei? E uno del maggiore, fa un paradaviaccio! L'avvocato Genocchio, che era un ottimo poeta, anche un ottimo barzellettiere, ma sapeva distinguere tra le cose serie e le cose più goliardiche, ha scritto proprio sul coccia una storia molto simpatica. Una volta andai al coach La Traviata, opera poderosa dal Pipino. La gente l'era memata, partorò un posto in lobby o già in platea, alla casa che sta in Ciburea, da fracassa al Cupino. Le sta in sta maniera, che quando della prima a Ghivignù la sera, su in tal lubion a se respirava più. D'intramessa la canaia, neanche una biscappaia, la saria mia passà tra chi. Al petto era finita la carcagugia, tutti schisciati in mezzo alla gente, non la ricordo più. Chissà che le Manuela sempre, ma comunque puntata. Oh, sotto, d'ori il penitenze da tormento, poi proprio in tal momento, casa sbassa già i char, e che l'orchestra la comincia a suonare, tac, al petto, a cascapa da pisà. Al cerca da portarsi alla sua destra, cito, stesso, lui colpito mia! Al dente alla sinistra, cerca in mezzo, ma che niente da fa, porca sidella, parando al cesso. Proprio vicino dal pep, a chi era un uomo, con un gran bel paltò, color camel. Resta in sì, che senza fa burtel, prima morì bravo. Proprio in una saccoggia dal paltò al pensiero libera, facendo il fatto so, sarà mia bel, ma era un caso da necessità. Oh, quell'amor, la canta La Traviata, ma il pep purtroppo è ancora in tipastis, se era neanche sistemata la pata, che gli ugerà in bis, perché ha risolto la questione acquatica, adesso che, oimi, cula pneumatica. E che niente da fare, porca sidella, augusta ciclebella, parta che in rera, partendo un po' sospesa, va bene al pepe al pesa, insomma mi è incesa, aspetti che l'orchestra la fa pieno e là si parte il treno. Oh, quell'amor, insomma le arriva al final, viene quel, spiende tamburno, e il pep tranquillo su turno, al giro la manetta della pressione, mascarogna,
stavolta se sbagliare gula la bumbula, invece da Faterno la fai tombula, fermo, rus, tutta painta al vistinef, al pec de pienmenef. Ed es, l'unica resta lì, senza muovas e senza far scapire. Mia che la vegna più sente, sta situazione dal pento che è già spesa. Intanto, chi l'è che smuova, le lumecco dal paltò, camel, una vera bellezza, che cerca il fassuletto in questa cosa. Ecco che il naso, ecco che slarghiesce, ecco che storce, poi prima russo, più bianco come l'insieme rivolto al pecca, al tale, su del mandaggio, al fuso mi strascè. Ma no, le robe che quintana domana al circolo gli disse la bala. Ma chi è quella cosa che c'è arriva a pissare la messa cosa? Al pecca. Mi sono fermati un attimo. Al petto, partito. Al petto, al vede già, ogni giorno il teatro, la lobby, al lampadare, signori, io tantini, senti in che maniera che ripari. Il signor, a dire avesse stai proprio lui, a dare ispirazione. Caro Albelu, a sti di chi, al mondo, le piende delinquente, da gran balos, sarà misura chi manca gados. Menagna la gallina, del non male se ti vivi in casina. La primavera sveglia le arrivà, i sondaggi la davano per spacciare, al cavallo a Badrea la cavala, la farit a Gacn Tanabala, radio stala la disa Cleamur, i sciueti commentano tra drur, la gnamuta la dunduna lenta, la gara nidia nuova nuenta. La tesorina, la nostra amica, quindi aveva l'avvocato, l'avvocato perché allora ci aveva di rosse. La beveranza, no, la tesorina da Venanzio, no, eh. Ci aveva di rosse perché l'avvocato ci chiamava, mi dica signora, qual è il problema? È il problema, è un problema. Mi, tutti i seri, al Venanzio, quando veniva a Tallet, al picalente retronale, che ha fatto la via di sé. Ma il problema più se grosso, la mia con lì, l'aria, è che è l'odore che la scuola mia non resiste. Allora l'avvocato fa, no, guarda, io una cosa così non la posso presentare al pretore perché mi riderebbe dietro. Non ci sono le attenuanti del caso. Ma come le mie attenuanti del caso? Ma le due restano due, sto dormendo, altro che vale. No, guardi, mancano le prove indiziarie. Io mi tiro fuori una fotografia e la sbatto alla faccia. Guarda un pochino. L'avvocato guarda. C'è un letto, un comodino, un armadio. Una stanza come tante altre, che niente da dire. No, no, guarda un po' più severo. Cosa vede l'altra? La capanna. Uno specchio, cose normali. Calguarda più sedenta, calguarda cosa che è? Crocefisso, come in tante altre stanze di tanti italiani, crocefisso. Allora, deve guardare bene al crocefisso, cosa veda? Niente di particolare, niente da particolare. Allora la dice me, lui non ha mai visto un signor che distacca la mano per stupasse il naso. Sul palco diceva ridete e tutti ridevano, diceva piangete e tutti piangevano. Una sera salendo sul palco ci spiccò in una tavola sconnessa e disse merda, una scuola fortemente cosa avevi già? Quando ero piccolo andavo a scuola e avevo tre suore, vero, tre suore sacro cuore, e avevo una maestra meravigliosa e mi dice,
carissima, ogni tanto ci chiedeva: bambini, cosa farete da grande? E allora quello cominciava: ehi, mi fa l'astronauta che uscirà dal sistema solare, attraverserà le galassie e incontrerà per la prima volta nuove forme di vita. E io farò lo scienziato che inventerà l'energia pulita e salverà il mondo. E io farò la bambina, farò la prima ballerina del Bolshoi. Io farò il centravanti del Brasile e segnerò 20 gol a partita. E tu, evidentemente, cioè, e tu Paolino, cosa farai da grande? Il pirla, io sono l'unica che la fai. Allora, facciamo delle cose serie adesso, sinceramente. Cosa, ogni tanto facevo queste cose, faccio per anni queste cose, so già che a questo punto abbiamo fatto qualche risata ed è bello ascoltare delle cose serie, delle cose strane, che probabilmente ci colpiscono. Ad esempio, a me piace molto il carnevale, mi piaceva quando si poteva ancora fare in una maniera decente, adesso non si può più. Comunque, il carnevale ha delle storie molto, molto complesse, lunghissime, enormi, non sarebbe proprio assolutamente il caso questa sera di farle perché sarebbe veramente troppo. Ma qualche accenno, tanto per renderci conto della cosa, possiamo farlo. Ad esempio, una cosa che si faceva immediatamente dopo il carnevale, non faceva parte del carnevale, ma immediatamente dopo, era spaccare le pignate. Cioè il martedì grasso c'era la festa, c'era il veglione, a mezzanotte il ballo finiva, non si andava avanti fino alle 3 del mattino perché il carnevale finisce a mezzanotte e comincia il mercoledì delle cenere. E si faceva ancora quest'ultimo momento di allegria collettiva, spaccare le pignate. Ormai questo gioco delle pignate viene fatto ogni tanto per i bambini, cose di questo genere, ma il vero gioco delle pignate lo riassumiamo per capire un momento il significato di tutto questo. In una pignata c'erano i salamini. In un'altra pignata c'era un sacchetto di granaglie, cioè tra turco, riso, qualche cosa di, comunque di commestibile. Nella terza c'era dentro l'acqua e nella quarta c'era la cenere. Tutto questo gioco faceva sicuramente divertire, aveva un lato ludico, no? Una faccia. Perché? Perché quello che andava in giro faceva ridere, che era bendato. Quello che faceva cercare di spaccare le pignate, è vero che non ci vedeva sul serio, ma sentire ci sentiva benissimo. E qua sentiva la voce della donna, passava, oh scusa, sono mio, fai apposta, e via, no? Perché però si faceva questo gioco? E perché subito alla fine del carnevale c'è il lato morale? Perché tu contadino hai fatto carnevale, ti sei divertito, non hai lavorato, hai mangiato, bevuto, fatto anche altro. Adesso però il carnevale è finito, perché se non finisci il carnevale, domani, se finisci il carnevale avrai grano e avrai salamini del tuo lavoro, se invece non lo finisci, che non vai nella tua cascina, avrai l'inondazione perché non puoi viaggiare nei tuoi fossi, o addirittura la cascina ti brucia e avrai la cenere. Questo, come vedete, sono due lati molto importanti. C'era poi anche la famosa cena dei matti, la follia è sempre stata tenuta molto in conto nel carnevale, perché è evidente, no? C'è il pazzo che fa delle cose. C'erano ancora qui in Valsesia, li facevano ancora fino a forse 10 anni fa, o forse le fanno ancora, non so bene, erano le cene dei pazzi, si andava a una cena in cui si andava vestiti e si faceva tutto il contrario. Andava vestiti al contrario, praticamente i pantaloni legati al collo, urinava in testa o con la pasta, la giacca messa su qui davanti, le scarpe al collo, cose di questo genere. Si andava camminando al contrario e si faceva la cena al contrario, partendo dal grappino, che già ci vuole uno stomaco, che non è... stomaco vuoto per peso, e poi si tornava indietro. Partendo dal dolce come primo, e si tornava anche lì, c'era uno stomaco che mangiava una roba dolce per la salata, tremendo,
e si andava indietro poco per volta, passando dalla frutta, il formaggio, il secondo, il primo, che era l'antipasto e la verità. Allora, chi come prima ha visto solamente il primo lato, il lato ludico, pensa che il carnevale sia una stupidaggine, non ha visto il secondo lato, quello è il lato morale. Anche qui c'è il lato ludico, perché è una mangiata goliardica, no? È una stupidaggine quella di mangiare al contrario, ma ha un altro significato. A me è capitato di leggere uno scritto di un prevosto del 1600, di un piccolo paese, quindi delle vicinanze, e questo prevosto descrive un contadino che va verso di lui. Questo contadino è magro, magrissimo, è maciato, pieno di lividi delle botte del padrone che ha preso. Questo contadino si trascina letteralmente per la strada, fin quando non cade per terra, cade in una pozzanghera, e da quella pozzanghera non si rialzerà mai più. Se noi sappiamo che, specie in certi anni di carestia, la vita del contadino era quella, possiamo anche capire che il sogno della gente era il sogno di una vita al contrario, con la pancia piena e senza le botte del padrone. E tutto quello che era al contrario era una specie di esorcismo di portafortuna per il futuro. Adesso abbiamo visto il lato morale. E adesso vi faccio una cosa molto carina, serissima. Ho bisogno di qualcuno che mi spenga le luci. Quando dico molte caratteristiche, prima di tutto non esiste solo questa, ne esistono tantissime, tutte simili e tutte con delle piccole variazioni. Perché? Perché in una cascina la raccontavano, nella cascina vicina la sentivano e la variavano perché non riuscivano a ricordarla tutta, e poi passava ancora un'altra cascina e la variavano di nuovo, e avanti così, la cascina in cascina, in paese a paese. Era quella che era la famosa grande, vera tradizione corale, passarsi le cose e ricordandole a memoria. Questa preghiera in particolare, le venivano adattate, o per il Natale, per la Pasqua, per le paure, questa è proprio appunto per le paure, per il contadino che deve andare a dormire alla sera. E si sa, chi vive fuori, da solo in una cascina, è là da solo, in una baita, è là da solo. Quindi adesso vedremo cosa dirà, capiremo meglio. C'è una sola frase che veramente è dialetto arcaico, veramente, anzi archeologico, veramente nessuno usa più questa frase, e la frase è, così la capiremo quando arriva, a che era nessuna che andava a corpo, a corpo. Non sbagliamoci. Significava non c'era nessuno che seguiva il corpo, che seguiva il funerale. Tutto il resto lo capirete, sentirete che c'è novarese, sentirete che ci sono anche altri dialetti simili, soprattutto della zona dell'Alessandrino in questo caso, perché lo trovate nel Varesotto, lo trovate nel Torinese, lo trovate nel Veneto, tutte simili ma diverse, insomma, no? Sostanzialmente questo. Allora, all'inizio vediamo il contadino, la contadina, che pregando ricorda tutte quelle immagini sacre che ci sono in chiesa, le cita tutte, per dire un po' come se stesse dicendo, ecco, io dico quelle parole importanti, cito quei nomi importanti, sono quasi anch'io come il prete, sto quasi facendo un sacramento, sto facendo qualcosa di serio, di sacro, no, per assicurarsi. Poi ci sono 6 angioletti, che saranno tutti intorno come delle vere guardie del corpo, la Madonna che dirà pochissime parole, ma sono quelle giuste per il contadino stanco che deve andare a dormire, e la Madonna, stessa Madonna, che introduce il discorso della luce. Vedrai che domani tornerà la luce, tornerà solo con lo splendore della croce nel cielo. Alla fine c'è un premio per chi sa questa preghiera, e un anatema, un vero e proprio anatema, che probabilmente oggi fa sorridere magari, no? Ma una volta probabilmente faceva un po' impressione, faceva un po' paura, perché la gente credeva moltissimo agli anatemi, no? Queste cose. Questo anatema ci dà anche il senso di che periodo storico in quale periodo storico possa essere nata questa preghiera. Probabilmente una preghiera che arriva dal 1005, 1006, 1007, cioè molto antica. Proprio perché in quel periodo gli anatemi si sprecavano, cioè la Chiesa terrorizzava la gente dicendo che c'era l'inferno con gli avoloni e cose di questo genere. Insomma, non è una critica alla Chiesa, era così semplicemente.
Se mi spegni? Ecco, è notte. I contadini e la contadina sono andati a letto, ma un scricchiolio, forse dei passi, o un rumore del vento, sembra il canto dei morti, le anime. E poi può tornare alla mente un racconto di streghe e una certa paura. E allora non restava che pregare così. Angelin, bella Angelin, capurtavi canistrin, pien di rosi e pien di fior, le nasce Nostra Signor, le mort, che era nessuna cantava cor. L'angelo cantava, la Madonna pregava, Sant'Antonio in processione diceva le fissi. E l'orazione, mim ne voite stu belle tin, trovi ses bei angelin, trida co e trida pe, e la Madonna in mescla di sa, che dorma, che riposa, che abbia paura da nessuna cosa, perché che l'angel Gabriel, cal facciar fine di cera, se domani mattina mi non mi levas, l'anima mia Dio mi la las. Rosa bianca, rosa spina, intra l'us della mattina, con la croce tanto bella, splenduriva in cielo intera splendurà. Chi la sa, chi la dis, un bellet in paradis. Chi non la sa, chi non la cerca d'imparà, il giorno del giudizio, malcontenta struarà la catena al col e il carbon su la lingua, o da vif o da mort bisogna imprenda. Grazie. La mia vita la d'una lenta cara l'indiana noi con al cal l'alza la cresta e un qualcos d'altra. Al capon le invidios e venne il magon, al famia rima malgai so ragion. Guarda la tua. Al bö dai temi di tem, al tira al carco di so spali, e il po' da neanche di cocrovali. Al tor che restai stavolta proprio mal, a gandì che adesca l'inseminazione artificiale. La vacca è una vacca da miste, la fallata se mai tira in tre. Ogni tanto la parlecca al suo videl, la dice ai suoi amici, mille belle. Tutti quanti al uscire resta senza parole, i gandica finirà in cassaroli. Gli occhi i contenti e menativa, i gan la maggioranza. Guarda la relativa. Tutti quanti che fanno la sua dovere, mia domanda che la fanno tutti intera, neanche lui che si passa per malà per avere la pensione di validità, neanche lui che cerca un impiego statale in giugno a fine della capitale. Le parkour che i politici in casina in meno importanti che una gallina. Bravo, bravo, tutte le grandi geni che ci hanno preceduto. Ma perché non dobbiamo ringraziare e fare un monumento al contadino e alla sua famiglia contadina, agli animali, e ai cavalli, cosa hanno tirato nella loro vita? Gli erano coi fatti una volta che avevano a Rush, si chiama Rush, di staffare in faccia piene. A tutta la nostra storia. Quindi se noi siamo qui è perché loro hanno spinto il terreno. Vero. E quindi i politici odierni non hanno diritto a prendere tutti quei soldi di tasse. Dove? Perché sovvengono dal lavoro. Vero. Di secoli e di generazioni. Arrivederci.